Bentrovati ragazzi, qua dallo zio Angelo Finucane, inseguito da un alien. Vediamo se questa volta riusciamo a scamparla. Vediamo se riusciamo a scamparla. Ed arrivare alla meta. Usa. Ecco qua. Veloce. Fatto. Pathos. Pigia. Ok. E per il momento l'alien ce lo siamo sballato. Si sta facendo, diciamo, abbastanza emozionante la situazione. Che è molto stealth, non hai armi, non hai difese, devi scappare. Che l'alien con questa pistoletta, diciamo che non gli fai granché. Hop. Mi sparerà? Non mi sparerà? Proviamo a farla stealth. O non mi ha visto, o diciamo che non gliene può fregare niente niente. Accedi al ricablaggio. Vediamo un po' qua come siamo messi. Vediamo se così succede qualche cosa. Accesso al portello. Qua è chiuso. Vediamo cosa c'è qua. Ricerca. Prendi tutto. Qua ci possiamo nascondere, ma per il momento noi facciamo quest'altro giro. Vuoto. Torcia a ioni necessaria. Tubi. C'è qualcuno? Necessaria.
Ciao amico robot. Portello bloccato, portello chiuso. Spettacolare, ecco qua, finalmente ha svolta il rilevatore di movimento. Ok. Sì. Però a te non ti rileva. Ti rileva. Se ti muovi però ovviamente. C'è qualcosa di interessante qui. Ecco qua. Cioè, che cosa mi ha aperto? Cioè. Sono qui, lui mi dice illuminazione. Purificazione dell'aria. Ok. È sempre molto chiaro questo menu. Io ho visto che mi aveva aperto un portello, che non era questo, ma forse era questo. Cos'è questo posto arcano? Vedo movimento. Facciamo una piccola perlustrazione. Noi siamo di da qua. Ok, abbiamo aperto questo, abbiamo girato qua. Quindi è stato pressoché inutile entrare in quella stanza. Cos'è? Pacco
ecco, ricarica. Sempre tutto più interessante. Trovo un altro modo per entrare. Usa. Abbiamo trovato altro modo. Prontezza dei riflessi ci vuole. Planimetrie, batterie per la torcia. Razzo kit medico www. Prendi tutto, limite raggiunto. Vediamo un pochettino come siamo messi come medikit. Kit medico revolver. Noi non ci vogliamo nascondere. Entra. Molto bene, tutto visibilissimo. Hai capito? Diciamo che il robot se n'è un pochettino fregato di Asimov e delle sue tre leggi. Diciamo che se n'è asciugato il suo cyberculo con le leggi di Asimov. Allora, ce n'è. E chi si fa individuare? Ricerca, prendi tutto. Esci. Raccogliamo tutto. Vediamo cosa si può fare qua. Prendi tutto. Esci. Video.
Vai, ce l'abbiamo fatta. Credo. Scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa. Mol. Ok. Scappa, 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 scappa. Oh. Curiamoci. Prendiamo questa mappa qua e salviamo. No, guardiamo che c'è qua. E poi guardiamo che c'è qua. Nessun movimento. Via. Ok, siamo in buona compagnia. Sempre cose più sofisticate. E abbiamo questo simboletto, questo simboletto e questo simboletto. Accettato. Messaggio da Torrens qui, va bene. Condivisa. Operazione audio. Pubblica. Molto utile. Cioè, tutta questa fatica per niente. Oh, non credo. Ok. Craftiamoci qualcosa. Un razzo no. Un revolver no. Un kit medico sì. Quindi questo ce l'ho. Questo ce l'ho. Questo ha in abbondanza. Assembla. Esci. Okay.
di più non si scende. Mi direi salviamo. Via, 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 via. Ti voglio stessi stronzi. Passano anche da qua sotto. Mappa. Dove dobbiamo arrivare? Credo. Ah, trovo un'altra. Vabbè, non ci proviamo. Io venni da qua. No. 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 Abbiamo capito. Siamo morti. Siamo morti. Ok. Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao.